Salve a tutti ragazzi, sono Robby Rox, benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale. Primo video di una serie che mi è stata richiesta molte volte e anche da parecchio tempo, ossia confrontare i pedalini analogici veri con la controparte simulata digitalmente, quindi analogico contro digitale. Per questo primo video di questa serie quindi andremo a vedere il Ibanez Tube Screamer TS-800 reale con la controparte digitale, quindi con le simulazioni fatte dai più svariati sistemi digitali, così potremo anche metterli, perché no, a confronto. Naturalmente, come mio solito, io cerco di fare le cose in maniera analitica, precisa e tecnica almeno il più possibile, quindi che cosa farò? Utilizzerò la mia PRS SE Silver Sky, con la quale andrò a registrare una traccia dry che naturalmente terrò salvata nel computer. Questa traccia verrà inviata quindi in maniera sempre uguale sia al Tube Screamer reale sia ai sistemi digitali, questo per far sì che la sorgente audio sia sempre la stessa, in modo appunto da ridurre al minimo le differenze timbriche dovute magari a un'esecuzione che può essere poco o tanto diverso. Naturalmente ci tengo a precisare che i sistemi digitali si occuperanno solo di simulare il pedalino. Tutto quanto, sia il pedalino reale sia i sistemi digitali, andranno a convogliare dentro, lo vedete qui acceso, il mio Igniter Tweaker 40. Naturalmente utilizzerò tutta una serie di accorgimenti, quali per esempio Reamp Box, per ovviamente adeguare le impedenze e le tipologie di segnale, giustamente. Prima di cominciare, come al solito, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina se già non l'avete fatto. Inoltre vi invito anche a fare un salto sul mio sito www.robbyrox.it. Detto questo, vi lascio alla visione del video, al termine del quale vi invito a lasciare dei commenti, magari con le vostre domande, ma perché no, anche con le vostre considerazioni. Buona visione!
ragazzi, il video è terminato, io mi auguro che vi possa essere utile, che vi sia piaciuto. Inoltre io ho cercato di fare questo video in modo da renderlo più snello e ovviamente non troppo lungo. Ovviamente se vogliamo approfondire la questione possiamo comunque, sempre su vostra richiesta, fare anche un live streaming, quindi una diretta in cui andiamo magari a confrontare questo pedalino con dei specifici sistemi digitali. Naturalmente sono più che propenso a proposte e a quant'altro. Lasciatemi comunque i vostri commenti su quale secondo voi sistema digitale preferite, quale secondo voi è identico o se ci sono delle differenze. Quindi le vostre opinioni, le vostre considerazioni sono bene accette. Se avete dubbi, domande, anche potete scrivere. Come al solito io vi ricordo che se volete potete abbonarvi a questo canale, ovviamente mi aiuterete a sostenere la mia attività. Inoltre vi invito anche a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove potete trovare patch, preset, impulse, response che io realizzo per i più svariati sistemi digitali. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!